Mi fa sempre ridere quando le persone mi dicono: "Ma no, Francesco, ma che c'entrano queste supposte dell'amore con i tarocchi? Ragazzi, ma davvero vivete in questi compartimenti stagni cerebrali? Allora i tarocchi devono essere solo tarocchi, ma non è così. Ci può essere qualcosa di più. Ovvero, i tarocchi possono essere: se esce il diavolo c'hai le corna, se esce quello stai bene, oppure possono essere anche un modello con cui decifrare la realtà che ci circonda. Quello è l'insegnamento tarologico, che poi si basa sui simboli. E quando penetri i tarocchi in questo modo, non ti resta che valutare e decodificare la realtà che ti circonda in base a questi simboli. E non puoi vedere tutte le condizioni di vita se non dalla prospettiva infinita dei tarocchi o del tarocco di Marsiglia nel mio caso. E allora, a te che mi dici, ma non dovresti parlare solo di tarocchi? Infilati questa suppostina dell'amore. E parliamo di un concetto abbastanza particolare, la quantità di amore che dai all'interno di un rapporto. È un concetto particolare perché in amore, soprattutto nelle relazioni, non c'è un bilancio. In amore ci sono momenti. No bilancio, sì momenti. Significa che oggi ti do io di più e domani sarai tu a dovermi dare di più, in base alle nostre competenze, attitudini, pensieri, idee. Ma ricordati sempre che quando c'è amore e ti sto dando di più, è sempre un di più colto nella consapevolezza che il mio benessere passa dal tuo benessere. Quindi ti faccio stare bene e vederti bene mi fa stare bene. Credo di aver detto tutto. Se tieni invece il conteggio di quanto dai e quanto ricevi, non hai un sentimento reale. È qualcosa che si avvicina un po' alla deformazione del sentimento. È un'energia che trasforma gli amanti in combattenti e l'amore in una lotta concorrenziale per avere il controllo. E allora non tenere più il conteggio, a meno che non stai giocando a ping pong, e dai con il cuore in mano quanto ti senti di dare. E credo che questo fondamentalmente sia tutto per questa supposta.